fare case popolari era una cosa che l'Italia faceva, lo ha fatto persino quando era poverissima, dopo la seconda guerra mondiale. Poi a un certo punto abbiamo smesso. E quando io sono diventato sindaco di Bari invece mi sono accorto che delle case popolari avevamo ancora bisogno, perché c'è tanta gente che non ha i soldi per permettersi una casa neanche in affitto. E quindi abbiamo cominciato a farle, ne abbiamo fatte centinaia a Bari e mi sono accorto che questo ha allentato la tensione, cioè i baresi sono diventati più buoni, meno arrabbiati con le istituzioni e più facili da governare per certi versi. E quindi stiamo cercando di fare la stessa cosa in tutta la Puglia. Ovviamente è enormemente difficile perché ci sono 258 comuni, i sindaci devono fare il loro piano casa, devono stimolare, trovare le aree dove costruire, fare anche operazioni con privati per creare quelle sinergie che ci consentano di costruire questi alloggi che sono indispensabili alla dignità delle persone. E quindi sto girando anche personalmente per consegnare queste case. Noi queste cose le facciamo a case finite e a elezioni finite, non le facciamo a promessa, come si dice, a capone si dice in Puglia, credo quasi dovunque, le facciamo dopo che abbiamo finito questo lavoro e speriamo che in questo modo la Puglia possa mantenere anche la sua cordialità nei confronti di tutte le persone che hanno bisogno, perché quando lo Stato fa il suo dovere può poi permettersi anche di dare una mano alle persone che vengono anche da altri paesi in qualche caso e gliela si può dare con coscienza, ma se tu non hai sistemato bene le cose tue, non hai sistemato bene i tuoi cittadini, è difficile anche chiedere a questi ultimi solidarietà. Quindi viva l'Italia, viva Trenitalia e naturalmente viva la Puglia.